Weilà, facciamo subito il secondo video del eh, DXY Forex 0$, dollaro, disastro. Allora, qui abbiamo il nostro DXY che non ritraccia, <coughs> non ritraccia, anzi stiamo rompendo l'ultimo livello, uno degli ultimi livelli qua prima del diciamo, livello finale che tiene un po' il prezzo ancora controllato e poi c'è tutta questa inefficienza ed è grave questa inefficienza perché ti fa fare un salto, delle, Cioè un vuoto, un salto dell'uno più di un per cento. L'abbiamo visto qua per arrivare a chiudere questa inefficienza abbiamo 1,3%. Oltretutto, cioè l'efficienza è qui, però potrebbe fare uno sprint addirittura fin qua su, diretto 2,6%. Sarebbe un qualcosa di devastante, di devastante. Quindi per ora continuiamo a salire e ormai qui la, la, la salita è super parabolica come una salita parabolica così prima o poi arriverà anche un bel ritracciamento ok ma per ora non arriva per ora non arriva quindi se andiamo a vedere qui ora stiamo rompendo anche quest'ultimo livellino qui abbiamo un ultimo che ci tiene un minimo il pezzo e poi abbiamo un'accelerazione un'accelerazione devastante e adesso dobbiamo controllare la situazione qui quello che, che vediamo è che abbiamo già un settimanale vincolato a rialzo, perché qui è la chiusura del settimanale, è ripartito a bomba ha subito rotto i massimi senza neanche tempo, perdere tempo e qui siamo vincolati a rialzo c'è niente da fare, si sale anche questo livello qua è solo questione di tempo a quanto pare qui se uno vuol fare anche tutti i disegnetti che gli pare, c'è una sorta di caponendo quel cavolo che vuole, ma nei fatti è che qui abbiamo chiuso Probabilmente qui abbiamo chiuso il primo giornaliero. Circa corto, quello che è. Qui abbiamo chiuso il secondo, riparte. Siamo già qui alla rottura dopo pochissimo tempo e, e si, si vincola a rialzo il giornaliero. Si a rialzo, è già vincolata a rialzo settimanale. E andiamo, andiamo su, andiamo su almeno verso la trend andiamo verso la il 108. Il 108, vediamo, vediamo. Adesso comunque quello che c'è da fare è che nonostante il disastro, di, cioè, nonostante il continuo rialzo di giorni e giorni, secondo me eh, ci sta a cercare dei stop shot sull'euro-dollaro. Ancora, eh sì, ancora. Andiamo a vedere l'euro-dollaro, perché anche se qui siamo in ritardo, c'è da dire, vedete, ovviamente è speculare. Qui è partito un giornaliero. Andiamo a vedere nel piccolo. Qui si è di nuovo vincolato a ribasso ovviamente Se l'altro si vincola a rialzo è chiaro Qui c'era la partenza di un giornaliero Un giorno e sei ore Chiusura Rimbalzo Vi ha già fatto il top del, del giornaliero inverso Sì Top del giornaliero inverso Facilissimo questo E adesso cioè, non ha fatto niente Cioè sarebbe stato da prendere la top del giornaliero inverso Sì ma se mi fa un rimbalzo così già, non, già speravo qualcosa di meglio invece proprio zero assoluto adesso qui eh, anche se ovviamente è sempre meglio prenderli ai top piuttosto che ai bottom cioè mi piace di più prendere il top prendo il, vicino al top e vado giù non che prendo alle rotture che prendi e sei l'ultima ruota del carro però quando la view è così chiara siccome sono fuori per ora eh, a questo punto eh, io aspetterò la rottura qua e si può fare uno shortino così mm. semplicissimo sostanzialmente aspetti la rottura a sto punto se, se dico se mi dà almeno un rimbalzo entrerò al rimbalzo magari mi fa mi arriva qua al bottom mi fa un ultimo rimbalzino del gatto morto fino a qua e allora mi dà un prezzo un po' migliore ecco mi da un prezzo un po' migliore magari mi metto un attimino non mai sopra i, i massimi diretti Prendo quest'altro livello qua, ecco. Anche se non dovrebbe assolutamente riuscire a rompere i massimi, non, non, non ha proprio senso perché ha già fatto il top. Quindi, vabbè, andrebbe anche bene qua, e basta. <coughs> se non vuole un po' di sicurezza, ma ti fa uno spike senza senso di tutto fuori, e poi qual è il target? Eh, il target qui, guarda, eh, siamo anche qui verso la fine del mondo, anche quello per questo mi sforzerei perché se guardiamo solo l'euro-dollaro, poi cosa abbiamo? Che non è neanche segnati perché siamo andati talmente giù che non, avevo, cioè, non aveva neanche senso diciamo, segnare dei livelli così bassi, invece adesso ha tutto il senso del mondo: quindi abbiamo tutta questa fortissima area liquida. Prima area liquida, mettiamola. Liquidità, poi abbiamo un'altra bella area liquida qua sotto. Sono anche belle larghe, quindi i target un po' così abbiamo sicuramente il poco di questa zona esatto un po' spostato qua su a questo punto lo mettiamo anche un po più serio anzi è più un'area che una punta quindi siamo facciamo così facciamo insieme e poi c'è un'altra piccola area qua perché quando i prezzi sono così non è che c'è un punto specifico bisogna andare a vedere le aree e poi abbiamo questo bottomino qua che insomma questo bottomino qua questo è il 108 del DXY è speculare è l'ultimo che deve tenere l'euro è messo un attimino un passo indietro sostanzialmente se andiamo a vedere dove cavolo sei euro. ecco lui è un passo indietro lui non ha ancora rotto queste zone qua e si avvicina all'inefficienza Mentre il DXY ha già rotto tutte le zone là e si avvicina all'inefficienza. No, questa è l'inefficienza. Per l'euro l'inefficienza vuol dire che è un po' più forte fra gli altri perché ricordiamo che in mezzo al DXY c'è lo yen che è una shitcoin. È ancora un po' più forte ancora dei livelli che può tenere, diciamo, però sono più deboli di quelli che ha rotto sopra anche lui, eh. Quindi livelli che può tenere sì, ma cioè, non, non fortissimi. Anzi, guardando qui, qui è più indicato, così mettiamo meno livelli. detto no, 10.000 livelli non si capisce niente. Qui comunque anche aria liquida o meno, la situazione è che i volumi sono qua. Quindi io mi metterei solo un'area liquida là. Perché tanto cioè, sono un po' i volumi che tengono qui, non, non c'è lotta. Cioè, nel senso aria liquida, ok, boh, interessante, però sì, in effetti c'è qualcosa qui. Ecco, esempio Toglierei questo come liquida indica comunque che c'è: diciamo o volume o lotta. No, però se il prezzo è così in caduta, cioè non c'è proprio lotta a quel punto, quindi non è più che l'area liquida che tiene magari dei volumi perché non c'è lotta, cioè non è un prezzo che sta scendendo, fa un po' di lotta, rimbalza. No, è un palo che scende giù. Se andiamo a prendere le settimane, tra l'altro, è una roba assurda perché. Come settimane penso sia il record assoluto mai visto, sto qua. Cioè, vedete: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 settimane rosse consecutive. Cioè, anche quando cadeva così, senza fine. Vedete: qualche settimana verde la faceva, ovvio. Mai vista una roba del genere. Cioè, anche qui caduta gloriosa. Sì, ma qui qualche settimana verde te la fa. Anche qui c'è la settimana verde. No. Diretto, tutte rosse, incredibile. E quindi comunque qui non c'è niente da fare, anche se, se sono ancora settimane rosse, vedete qui, anche guardando da qui, questo è un po' su 1.03621, è l'ultimo che potrebbe tenere il prezzo, quello più importante. Vediamo se l'ho messo bene, 1.03643, sì, è questa zona qui. Quindi questo qui, il primo, è un po' blando, questa è la zona che dovrebbe tenere di più e questi sono i target perché anche se siamo ancora in discesa, eh, eccolo qua guardate eccolo qua il rimbalzo quindi sapete che vi dico io devo chiudere e aprire il, subito lo, lo shortino qua perché mi sta dando l'occasione e comunque non c'è nient'altro da dire to the moon cioè to the hell <ride> to the moon del dollaro to dell'euro ma dell'euro e degli altri ecco è che l'euro è più controllato va bene? Quindi io, qui come da video, adesso chiudo, vado a fare lo short. Insomma, sta anche rialzando un po' più del dovuto, meglio perché qui probabilmente è partito. Controllo al volo, assieme a voi. Probabilmente da qui tutto questo qui è un sì, un, un ciclo a tre ore. Ho fatto praticamente solo due cicli, neanche uno solo rialzista. No, circa partito da qua, sostanzialmente, un tre ore rialzista. E dopo si è subito invertito, eh, sta tenendo i minimi, quindi adesso sta facendo la reazione. Qui è appena partito un tre ore di razzista, quindi magari anche qualche mezz'oretta. quindi sta ancora su. Comunque, sta già ritracciando. E niente, questo video è tutto. Di già, ci sentiamo alla prossima. Vado ad aprirmi lo short e lo metto su Telegram che ho aperto un nuovo Telegram Forex. Volevo dirvi. Eh, perché se no non si può mettere tutto su Telegram Crypto quindi c'è un nuovo Telegram Forex dove adesso metto le operazioni del Forex alla prossima